da 4.000 tra leader in liste. Il lavoro che è stato fatto dal professor Pecchini è stato quello di ricostituire questo fondo che costituisce una parte della biblioteca personale, quella che era la biblioteca personale di Marisa, e il professor Pecchini con la nostra collaborazione lo ha recuperato da dove era disperso. La biblioteca ha subito una sorta di diaspora dopo la scomparsa di Marisa. Grazie appunto all'amministrazione comunale e alla direzione della biblioteca civica che ci hanno consentito questo passaggio, queste 4.000 pezzi adesso entreranno a far parte del patrimonio della biblioteca civica, quindi diventeranno patrimonio della città, consultabile e studiabile. Questa operazione, che era fondamentale, si inserisce in un discorso ancora più ampio, che è quello che sta seguendo proprio il professor Pecchini, di ricostruzione dell'archivio Ferrario Denna, che oltre al fondo dei libri costituisce anche inediti, dall'archivio personale, dalle lettere sue private con altri poeti e con altri esponenti della cultura italiana. Questo archivio, speriamo, potrà diventare anche lui parte del patrimonio cittadino. Adesso vi